Iniziati nei giorni scorsi i lavori e il recupero e la messa in sicurezza della via Francigena. Le aree interessate che ricadono nella undicesima comunità montana sono il comune di Montecompatri, il comune di San Cesario, Gallicano nel Lazio e Palestrina. La via Francigena nel tratto Prenestina Latina è un progetto dell'undicesima comunità montana finanziato dal GAL Castelli Romani e Monti Prenestini. Il finanziamento è finalizzato alla verifica dello stato di messa in sicurezza del tracciato e all'azione di recupero e promozione del territorio di competenza, visto anche il numero crescente di camminatori provenienti da ogni luogo alla ricerca del cosiddetto turismo lento, culturale e sostenibile, che sviluppa il dialogo interculturale e interreligioso tra la comunità di chi cammina e le comunità che lo accolgono. Noi in questo tratto abbiamo delle testimonianze straordinarie che vanno dall'epoca romana fino ai giorni d'oggi, perché siamo nel tratto immediatamente fuori Roma. E in questo tratto esattamente siamo nel territorio di Gabbi, che era un'antica città pre-romana, che oggi è oggetto di scavi archeologici 365 giorni all'anno. Il tratto di basolato che vediamo appartiene alla via Prenestina antica ed era uno dei percorsi che venivano fatti anche dai pellegrini dal V secolo verso Roma o verso Gerusalemme. Il bando del GAL prevede la messa in sicurezza del percorso prima di tutto, quindi rendere fruibile ai camminatori, ai pellegrini e ai turisti questo tratto di strada che interessa i comuni dei Monti Prenestini. Quindi il tratto che va da Roma fino a Palestina e a San Cesario. Si tratta di una pulitura sistematica dalla vegetazione spontanea che si è sviluppata nel corso degli anni, ma anche di messa in sicurezza del cammino ai bordi delle strade, soprattutto comunali, perché noi evitiamo strade statali e strade provinciali, quindi con dei dissuasori di velocità piuttosto che dei segnalatori che individuano un tratto specifico a bordo della strada, quindi sulla banchina stradale e così via. Inoltre verranno messi dei cartelli di segnalazione che indicheranno la via Francigena verso Roma ma anche verso sud, cosa che fino ad oggi era stato omesso perché nel precedente contributo avevamo messo i cartelli soltanto verso Roma, e verranno messi dei cartelli turistici che indicano le principali attrazioni che ci sono nei singoli comuni. Tra cui anche un punto di informazione che è previsto alla villa di Cesare Massenzio a San Cesario. Il cammino è una tematica che ha preso grandissimo piede negli ultimi 30 anni e sta sempre più crescendo come interesse da parte delle persone che vogliono trascorrere un tratto di vita alla riscoperta di se stessi attraverso i territori. L'obiettivo della comunità montana è quello di chiedere ai quattro comuni, quindi Montecompatri, Gallicano, San Cesario e Palestrina, di firmare un protocollo d'intesa per fare in modo di impegnarsi, per far sì che tutti i comuni possano impegnarsi a tenere pulita questa strada. Quindi diciamo, l'obiettivo è quello di far rivivere questa via Francigena, anche oggi che è in previsione di un turismo lento, quindi si riparte proprio dai cammini e quindi cerchiamo di valorizzare le nostre zone.